Ben ritrovati, tra poco trasmetteremo in diretta l'accensione della Focara di Novoli, questa grandissima manifestazione del Sud Italia, e andiamo in Piazza Tito Schipa dove c'è Chiara Chiriati. Chiara, eravamo rimasti a questa festa che quest'anno è una festa blindata, dopo appunto la notte della Taranta a Melpignano e la festa di Sant'Oronzo a Lecce, anche questa festa importantissima è blindata, controlli serrati un po' dappertutto, vero? Esattamente, Anna Maria, dici bene, perché è proprio così. Forse per la prima volta nella storia della Focara ci sono queste misure di sicurezza imponenti che hanno in qualche modo messo dei vincoli sulla festa e in particolare anche sull'accesso lì, lo vedete, al piazzale, proprio dove c'è la Focara. In particolare c'è un imponente dispiegamento di forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, oltre che ovviamente protezione civile. Gli accessi delle strade vicine proprio al piazzale sono stati chiusi, non soltanto con le classiche insomma transenne, ma anche con dei grossi blocchi di cemento, proprio per impedire il transito, comunque l'accesso ai grossi mezzi, ai tir, ai camion, eccetera. E poi ci sono controlli, ci sono anche tanti carabinieri, poliziotti in borghese che stanno vigilando, sono proprio qui in giro in piazza a vigilare sulla sicurezza di tutti i cittadini. La piazza comincia a riempirsi. Qui con me oggi Gilberto Spagnolo, che è un direttore dirigente scolastico, oltre che una memoria storica della Focara, della festa della Focara. E c'è un'ultima ora, lo dicevamo, no? Ci sono anche una misura di sicurezza aggiuntiva da parte del prefetto. Certo, sì, la misura aggiuntiva consiste in questo: fino all'anno scorso si accedeva nell'area, diciamo così, vicino alla Focara attraverso gli inviti particolari, insomma, per le autorità e così via. E quest'anno invece erano stati predisposti dei braccialetti rossi, tra virgolette, ossia degli anelli così che si dovevano legare, erano di carta, per poterli accedere. Il prefetto ha vietato anche questo, per cui all'interno dell'area non può accedere assolutamente nessuno. Non entrerà nessuno. Ad eccezione del presidente della Regione Puglia, Emiliano, esatto, sì, e del sindaco di Novoli, Gianmaria De Greco, che insomma accederanno all'area giusto per il momento, per dare il via all'accensione. So che Nicola Mangialardi a tal proposito aveva da dirci qualcosa. So che sei proprio lì vicino a questo terrapieno dove è stata quest'anno per la prima volta costruita proprio lì la Focara, un po' più distante rispetto alla folla. A te, Nicola. Siamo in una zona sterile, questa zona è stata bonificata, tra un po' saranno invitati anche gli addetti agli ultimi preparativi a lasciare questa zona. Rimarranno solo le forze dell'ordine, i pompieri e gli steward per garantire la massima sicurezza. Dalla mia sinistra invece arriverà, come diceva Chiara, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme al sindaco e al presidente della Fondazione della Focara di Novoli, che appiccheranno, daranno il via, accenderanno la Focara edizione 2017. Ci sarebbe dovuta essere una terza persona che era stata invitata, ma che per le avversità climatiche degli ultimi giorni non è riuscito a raggiungere qui Novoli, ed era il sindaco di Amatrice. Quindi il sindaco di Amatrice ha mandato un messaggio che probabilmente verrà letto proprio dal presidente della fondazione, e poi si darà il via all'accensione di questa enorme pira, che, lo vogliamo ricordare a beneficio dei nostri telespettatori, è una pira, una catasta di fascine, di rami, di tralce, di vite. Sono circa 80.000 che sono state raccolte negli ultimi due mesi. Ci è voluto un mese per posizionarle, con il lavoro di 50 novolesi che nell'ultimo mese hanno lavorato, nonostante il maltempo, ad allestire questo che è il più grande falò del Mediterraneo. Le sue dimensioni lo ha ricordato in apertura di collegamento la collega Chiriatti: 20 metri di diametro per 25 metri di altezza. È tutto pronto, si sta lavorando agli ultimi preparativi, soprattutto per quanto riguarda poi l'accensione dei fuochi pirotecnici. Intanto la piazza si riempie. Da dove venite? Lecce. Voi? Carmiano. Carmiano, poi? Di Sceglie.
Biceglie. Poi? Leverano. 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 San Pietro del Notico. Squinzano. Squinzano. Novoli. Lusagne. Lusagne. C'è qualcuno di più lontano? Ecco, i ragazzi. C'è qualcuno che viene da più lontano? Veglie. Poi? Carpi. Quindi ancora tutti in zona. Voi da dove venite? Maruggio, provincia di Taranto. Provincia di Taranto, quindi c'è gli emessari. San Pancrazio Brindisi. San Pancrazio Brindisi, come vedete la piazza è piena non solo di nevolesi ma di tanta gente che ha voluto, vuole assistere a questo evento che sa tanto di rievocazione tradizionale in un mix di magia che è fede, tradizione, cultura, storia e tanta antropologia. Il Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, il Sant'Antonio Abate che unisce qui in Salento, nel freddo inverno del Salento, ogni anno decine di migliaia di turisti e visitatori. Tra loro molti curiosi, dopo li ascolteremo. Abbiamo visto da dove vengono. A te, Chiara. Ecco, e stiamo vedendo proprio in queste immagini l'effigie di Sant'Antonio Abate che è stata issata questa mattina come da tradizione dopo la benedizione della pira da Don Luigi Mazzeilo, diciamo ovviamente per ricordarlo, perché comunque i riti religiosi cominciano già dalla mattina come preparazione poi all'accensione della focara. E so che Gilberto Spagnolo però voleva fare una precisazione a proposito di Sant'Antonio Abate e della statua che abbiamo, sì, di cui abbiamo parlato prima. Sì, diciamo sottolineiamo il fatto che questa è veramente una festa memorabile, e anzi la giornata è memorabile per quello che è accaduto anche oggi, al di là dei problemi meteorologici che hanno condizionato sia la processione e sia anche come dire, tutto quello che verrà successivamente. Ora la statua è di legno, diciamolo, sottolineiamo, e il fatto che la processione si sia fermata per la prima volta, credo a mia memoria, per quanto mi riguarda non è mai accaduta una cosa del genere, sia stato un fatto anche importante e positivo, perché la statua che si è fermata per la prima volta presso la chiesa della Madonna del Pane o della Madonna di Costantinopoli, come era chiamata prima, credo che sia un fatto straordinario sotto ogni punto di vista. Il fatto poi, essendo di legno, arrivati in chiesa già si vedeva insomma che la statua era in sofferenza, e poi il fatto di vedere i novolesi accudire così in quell'immagine splendida il santo, credo che sia qualcosa di meraviglioso e di straordinario. Ha detto benissimo il vostro inviato, questa festa del fuoco, la festa di questo santo che riesce a coniugare insomma memoria, tradizione, cultura, tutto, credo che sia veramente qualcosa di meraviglioso anche per il Salento. Appunto, per Sant'Antonio Abate è il santo di Novoli, il protettore, sì, di Novoli, il santo degli animali, certo, anche, e del fuoco. Sì, sì, non a caso. Sì, è un santo straordinario per diverse ragioni. È il santo protettore degli animali domestici, questo possiamo dire, nella sua iconografia compare il maialino o il porcello, infatti viene definito santo del porcello o il santo del fuoco. Questo perché nell'XI secolo, quando le reliquie di Sant'Antonio Abate giunsero in Francia da Costantinopoli alla Motta San Didier, si costituì l'ordine ospedaliero degli Antoniani. Gli Antoniani che ebbero, diciamo così, una dote straordinaria, quella di curare gli ammalati dell'herpes zoster o il fuoco di Sant'Antonio, che è un qualcosa all'epoca micidiale, perché era una malattia che veniva determinata da un fungo tossico mangiando il pane di segale, e quindi i monaci antoniani lo curavano utilizzando il lardo dei maiali. E quindi poi per estensione il santo è divenuto anche il protettore degli animali domestici. Del fuoco, il fuoco in questo caso è anche un altro simbolo importante della sua iconografia, possono essere diverse le ragioni. Intanto, secondo uno studio, insomma, Sant'Antonio Abate è sceso nell'inferno per rubare il fuoco al diavolo e portarlo agli uomini. Sono memorabili le lotte che Sant'Antonio Abate ha fatto con il demonio, sconfiggendolo sotto tutti i punti di vista. Questo ricalca il mito di Prometeo che anticamente, almeno secondo la mitologia,
fu condannato insomma a essere incatenato perché aveva rubato il fuoco agli dei per portarlo agli uomini e quindi anche torturato da un avvoltoio. Non insomma, a caso si dice il fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco, no? Di Sant'Antonio, anche questo è un altro elemento perché ci richiama il fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, che è una malattia abbastanza terribile sotto ogni punto di vista. Ecco, questa grande focara quest'anno, come tanti altri anni, negli anni passati, è stata realizzata grazie all'impegno del comitato, certo, della festa, dei volontari, dei nuvolesi, e quest'anno è stato forse... Sì, Anna Maria! Ecco, infatti, lo stavamo appunto per ricordare, perché questa in genere ci vuole un mese, no? Più o meno, Gilberto? Sì, esatto. Il falò, secondo la tradizione, ci vuole un mese per farlo, perché si comincia a costruire, diciamo così, subito con la festa della vita, adesso si avvia in questa maniera, con questa manifestazione, e poi deve essere conclusa, deve essere, perché si cominciano a raccogliere le fascine, così deve essere conclusa quando inizia la novena e consegnata il giorno della vigilia a mezzogiorno. Era questo il concetto, perché con la cerimonia che è stata fatta questa mattina, la cosiddetta bardatura. Bardatura è il momento in cui il comitato, e qui bisogna dire delle cose molto importanti, perché il comitato è diciamo l'anima, è il cuore della festa, e i sacrifici che compiono sono memorabili, sono straordinari. Sarebbe stato bello avere qui con noi il presidente Fernando D'Agostino, che per ragioni salute non è potuto intervenire. E quindi dicevo, il comitato è il momento in cui la focara si conclude, viene consegnata al santo, portando poi sulla cima della focara l'effigie di Sant'Antonio Abate, che è stata realizzata dall'artigiano nuvolese Sala, sì, ma che è della cerimonia più importante. Il comitato, noi abbiamo anche una memoria di comitati che risalgono alla prima metà dell'Ottocento, il più antico di cui conosciamo l'esistenza risale al 1849. Addirittura sappiamo anche che il comitato era eletto dall'amministrazione comunale a scrutinio segreto, veniva chiamato deputazione di Sant'Antonio Abate, aveva l'incarico di, appunto, di interessarsi del culto e della festa, insomma. Vediamo Nicola Mangialardi dove si trova, intanto la piazza comincia sempre di più a riempirsi. A te la linea, Nicola. Sì, Chiara, io sono con Fernando D'Agostino, appunto il presidente del comitato. Lo abbiamo tirato giù dal letto, era tornato a casa perché oltretutto è stanco e stremato. Vogliamo raccontare come avviene realmente la costruzione di questo monumento di architettura contadina? Diciamo che dunque la focara inizia a fine settembre. Inizia in quel periodo. Naturalmente bisogna poi iniziare a mettere i tasselli uno alla volta con tanta pazienza fino ad arrivare poi al 15 di gennaio a vedere la focara. È un lavoro complesso dove c'è una macchina organizzativa, fino all'altro giorno proprio eravamo in tutto operanti tra le campagne, la focara, ci sono tante persone che girano pure per le offerte, giustamente eravamo arrivati a 155 persone l'altro. Dai 50 convenzionali. I 50 sono quelli che operano qua, ma la focara non è solo qua, la focara è una macchina da guerra molto complessa. Può sembrare giustamente alla persona che viene, vede la focara, si fa solo qua, ma no, parte da molto lontano, come dicevo, appunto parte dall'estate. Però poi, nonostante tutto, comunque, nonostante le avversità, perché quest'anno il tempo non è stato tanto clemente. Non è stato molto clemente con le nostre zone, ma alla fine ce l'abbiamo fatto ugualmente, anche perché noi siamo comunque ricoperti da molto ottimismo in queste situazioni. Presidente, racconteremo ancora fra qualche istante quali sono le novità di questa focara 2017. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Torniamo tra un attimo.